Ancora senza esito le ricerche, i sommozzatori di Firenze sono intervenuti con uno speciale sonar per cercare di individuare il corpo dell'uomo caduto nel Burlamacca dopo un furto. Stop all'imposta di soggiorno per i primi 6 mesi del 2021. La decisione è stata presa dall'amministrazione comunale per venire incontro alle categorie economiche danneggiate dall'emergenza sanitaria. Anche la Versilia piange Pablito Rossi. La scomparsa di Paolo Rossi ha colpito anche la nostra provincia. Nel 2018 Forte del Marmi ospitò la mostra itinerante Pablito Great Italian Emotions. Ambulanti, concessioni rinnovate fino al 2032. La Giunta regionale ha firmato il provvedimento dopo le linee guida del Ministero. Fine dell'incubo per migliaia di imprenditori. Lucchini, vice campione italiano classe T2. Il pilota lucchese è la seconda piazza del campionato italiano Rally Cross Country dopo una stagione combattuta. Ben trovati a questa edizione di TG9 Versilia. Dunque, come avete sentito dai titoli, ancora senza esito le ricerche dell'uomo caduto nel Burlamacca mercoledì pomeriggio dopo un furto. Sono riprese alle prime ore della mattinata le ricerche dell'uomo di origine nordafricana scomparso nel canale Burlamacca mercoledì pomeriggio dopo aver rubato il borsello ad un dipendente della SEA che si era lanciato al suo inseguimento finché il ladro non è scivolato finendo nelle acque del canale senza più riemergere. Le ricerche del disperso sono iniziate immediatamente con i subacquei dei vigili del fuoco di Cecina e Firenze che hanno scandagliato il fondo del canale fino a 1 di notte. In mattinata a Viareggio è arrivata un'altra squadra, sempre proveniente dal comando di Firenze, dotata di uno speciale sonar in grado di ricostruire le strutture sommerse ed individuare il corpo nel caso fosse rimasto incagliato sul fondo. Intanto il Burlamacca è stato perlustrato anche dagli uomini della Guardia Costiera per appurare che il corpo del disperso non fosse rimasto incastrato sotto qualche scafo delle imbarcazioni ormeggiate. Una delle ipotesi però è che la corrente, aumentata notevolmente a causa dello svuotamento del lago di Massaciuccoli, abbia ormai trasportato il disperso in mare e una delle squadre dei vigili del fuoco di Viareggio sta perlustrando anche la spiaggia per individuare il corpo nel caso venisse straccato dalla marea. E adesso veniamo al consueto bollettino regionale per quanto riguarda il contagio da Covid-19, in leggera risalita. I casi in Toscana sono 517, 12 in più rispetto a ieri. Calano invece i ricoveri con 1570, 30 in meno. In meno anche le terapie intensive che sono 247, 6 in meno rispetto a ieri. I decessi purtroppo sono 75, 8 nella provincia di Lucca. Provincia di Lucca che conta 70 nuovi casi positivi, 29 nella Piana, 13 in Valle del Serchio e 28 in Versilia. E a proposito appunto di emergenza sanitaria, il comune di Viareggio ha deciso di annullare il pagamento dell'imposta di soggiorno anche per i primi 6 mesi del 2021. Imposta di soggiorno annullata per i primi 6 mesi del 2021 e mancata applicazione delle maggiorazioni per i ritardi dei pagamenti delle concessioni comunali. Sono questi i due importanti provvedimenti adottati dall'amministrazione viareggina per l'aiuto concreto in favore delle categorie gravemente danneggiate dall'emergenza sanitaria. Un pacchetto di aiuti che va ad aggiungersi a quelli già erogati durante l'anno 2020, portando il ventaglio di interventi economici ad un totale di circa 4 milioni di euro e che sono inseriti nel bilancio preventivo che verrà chiuso tra pochi giorni. Due provvedimenti, uno più grosso, quello dell'imposta di soggiorno, l'altro quello sulle concessioni di natura diciamo diversa, che vanno nel solco dei contributi che avevamo fatto già nell'anno 2020 e che, come dire, hanno portato un ventaglio contributi da una parte, di mancate applicazioni di tributi dall'altra, che hanno sommato oltre 4 milioni d'euro in favore della comunità di Viareggio. Faremo così anche nel 2021 e intanto siamo partiti dall'imposta di soggiorno. Credo che sia un segnale forte per le categorie, in particolare naturalmente quella degli alberghi, che in questi mesi ha sofferto davvero, davvero molto. Per cui avanti, stiamo per chiudere il bilancio preventivo, dentro il bilancio preventivo ci saranno importanti novità,
Una di queste appunto è quello che vi ho detto, l'imposta di soggiorno, e quindi non si pagherà per i primi 6 mesi del 2021. Boccata d'ossigeno anche per gli imprenditori ambulanti. È stata firmata infatti in regione a Firenze la proroga delle concessioni fino al 2032. Il rinnovo delle concessioni alle ambulanti fino al 2032 è stato approvato dalla Giunta regionale dopo la pubblicazione delle linee guida del Ministero. Si tratta del compimento di un lavoro iniziato 2 anni fa con l'approvazione del tacito rinnovo delle concessioni in Toscana, unica in Italia, che ha dato il via ad un percorso nazionale e che oggi si chiude con grande soddisfazione delle imprese e delle associazioni di categoria. Noi come Confesercenti Toscana Nord non possiamo che ringraziare il nostro sindacato di categoria, l'ANVA, sia nazionale che regionale, che si è battuto in prima persona, e forse l'unico, per ottenere questo importante traguardo, questo importante passo che per gli ambulanti vuol dire avere la certezza del lavoro per altri 12 anni. Ambulanti che insomma escono da un anno terribile in cui le restrizioni e il lockdown li hanno messi davvero in ginocchio. Un anno che si chiude almeno con la certezza e la tranquillità che il posto di lavoro nei prossimi anni è garantito. Per le imprese del settore la fine è di un incubo dopo le incertezze e i timori degli ultimi anni, con il superamento di una norma europea che qualcuno aveva voluto applicare senza considerarne le conseguenze in termini di occupazione e sussistenza economica per migliaia di famiglie. Ha preso il via l'iter per la realizzazione del sottopasso ciclopedonabile tra Largo Risorgimento e Via San Francesco. È stato inserito nel piano delle opere pubbliche del Comune di Viareggio il sottopasso ferroviario ciclopedonale che collegherà Largo Risorgimento con Via San Francesco. L'infrastruttura, attesa da anni, andrà di fatto a sostituire la passerella pedonale distrutta a seguito del disastro ferroviario del giugno 2009. Un intervento di spesa stimato dall'amministrazione comunale in circa 4.300.000 euro, per il quale adesso verranno avviate le gare per la progettazione e la realizzazione. È un'opera che noi stimiamo in un finanziamento che noi inseriamo nel piano delle opere pubbliche per circa 4.300.000 euro e che vedrà nei prossimi mesi lo svolgimento della gara per la progettazione e poi per l'esecuzione dell'opera. Un passo importante, un'opera molto attesa da tutta la città, che finalmente dà risposte rispetto a un problema che è annoso e che abbiamo dapprima inserito all'interno del nuovo regolamento urbanistico che è entrato in vigore a gennaio e che adesso finanziamo con l'avanzo vincolato e quindi sostanzialmente mettiamo le basi perché venga realizzato nei prossimi anni. Anche la Versilia piange la scomparsa di Paolo Rossi. Sentiamo il servizio di Roy Lepore. Ciao, sono Paolo Rossi e con questa maglia ho vinto il campionato del mondo di Spagna 82. Finale a Madrid, Italia-Germania 3-1, 11 luglio 1982. La scomparsa di Paolo Rossi, il pablito nazionale, tocca da vicino anche la Versilia, in quanto l'ex campione ha frequentato questa terra. Poi, agli inizi della sua gloriosa carriera, lo ha visto protagonista anche alla Coppa Carnevale. Il sindaco di Forte dei Marmi, Bruno Murzi, lo ricorda con affetto. L'Italia, il mondo e il Forte dei Marmi ti hanno conosciuto come campione per le tue incredibili gesta calcistiche, soprattutto negli indimenticabili mondiali dell'82. Io venivo quando ero bambino, qua da ragazzo, sono qua più di 40 anni che vengo a Forte dei Marmi. E non ci credo neanche adesso, davvero per me è un sogno ed è un grande piacere, soprattutto perché Forte dei Marmi rappresenta un po' la mia seconda casa. Io ho vissuto un po' in Nord Italia, a Vicenza, sono di Prato, adesso sto in Campania, però Forte dei Marmi c'è sempre. Sfogliando poi la storia della Coppa Carnevale, scopriamo che nell'edizione del 75 Paolo Rossi gioca nella Juventus indossando la maglia numero 7, segna 2 gol, uno contro il Velez Mostar della fase eliminatoria, l'altro contro il Napoli nel quarto di finale 1-1. La Juventus verrà poi eliminata ai rigori, i campani vinceranno il torneo. Nel proseguo della carriera Rossi è stato compagno di squadra del forte marmino Paolo Rosi nel Vicenza, squadra nella quale militava anche un versiliese di adozione, Nicola Zanone. Alla Coppa Carnevale Paolo Rossi è stato chiamato dal CGC a leggere il giuramento di apertura del torneo nel 1980. Paolo Rossi, con la maglia del Vicenza, partecipò anche alla Coppa del Tirreno. Battuta la punizione, cross di Gentile, gol, ha segnato Rossi,
Rossi. Il cordoglio per la scomparsa di Paolo Rossi è stato espresso anche dalla Fondazione del Carnevale, dove fu ospite nel 2015, e dalla Fondazione Versiliana, dove fu ospite invece nel 2018. Cambiamo argomento. Sabato a Villa Bertelli, in diretta streaming sulla nostra emittente, Vittorio Storaro riceverà il premio Povlova 2020. A Vittorio Storaro, direttore della fotografia, vincitore di 3 premi Oscar per Apocalypse Now, Reds e L'ultimo imperatore di Bernardo Bertolucci, il premio Povlova 2020. La consegna del prestigiosissimo riconoscimento, intitolato alla più grande artista e regista teatrale del Novecento, Tatiana Povlova, avverrà a Villa Bertelli di Forte dei Marmi sabato 12 dicembre alle 17.30 nel Salone Giardino d'Inverno. Talk show senza pubblico per ragioni sanitarie, condotto dal giornalista Enrico Salvatori in diretta streaming. Causa Covid, Storaro sarà in collegamento da Roma. L'evento verrà ripreso da Noi TV, che lo trasmetterà in diretta sul suo canale YouTube e sulle pagine Facebook e Instagram di Villa Bertelli. Una versione registrata sarà proposta nel fine settimana. Ancora dalla capitale interverranno in diretta Daniela Bortignoni, direttrice dell'Accademia Silvio D'Amico, Daria Poshkova, direttrice del Centro di Scienze e Cultura Russa, ed Enrico Bufalini, direttore dell'Archivio Storico dell'Istituto Luce. Medesimo collegamento, questa volta da Mosca, per Tatiana Shumova, presidente del Centro Internazionale dei Festival di Mosca, e per Natalia Nikishkina, rappresentante della Dante Alighieri di Mosca, e per Ekaterina Spirova dell'Associazione Russa Italia. A fare gli onori di casa il presidente di Villa Bertelli Ermindo Tucci, Daniele Ceccarini e Stefano Volpi per il premio Povlova. Si chiude qua la prima parte di TG Noi Versilia, tra poco la pagina sportiva. Ben trovati anche dalla pagina sportiva di TG Noi Versilia, apertura dedicata ai motori, perché il pilota lucchese Andrea Lucchini è vice campione italiano nella classe T2. Alla fine la spuntata al siciliano Alfio Bordonaro, 105,5 punti, che ha terminato una bella stagione conquistando il titolo di campione italiano rally cross country categoria T2. Al secondo posto però va segnalata la splendida stagione del fornacino Andrea Lucchini, che ha dovuto accontentarsi del secondo posto ma che sicuramente esce a testa alta. L'esperto pilota di Fornaci di Barga ci credeva, visto che alla vigilia del Tuscan Rewind, l'ultima prova, era ad un solo punto dallo stesso Bordonaro, ma non c'è stato purtroppo nulla da fare e Lucchini ha chiuso così al secondo posto, da segnalare quarto assoluto nella serie tricolore. Andrea Lucchini era affiancato alle note dal torinese Piero Bosco, che si è aggiudicato la speciale classifica riservata ai navigatori. Ora è tempo di bilanci ed è tempo di pensare già anche al futuro. Il bilancio è effettivamente abbastanza positivo, secondo assoluto di T2, anche se la mia mira era quella della vittoria della mia categoria, e un quarto posto assoluto a livello cross country Italia, quindi direi un bilancio più che positivo, con una prospettiva 2021 di migliorare ulteriormente, sempre assieme al Team Poi Luci di Roma, con una macchina magari ancora più performante e con dei risultati che siano in linea sulle nostre aspettative. Grazie mille. In Serie D, passiamo al calcio, sono stati fissati i recuperi per mercoledì 16 dicembre, si giocherà quindi alle 14.30 Corticella, Seravezza, Givi Borgo, Pro Livorno e Real Forte, Mezzolara. Domenica prossima riprende invece il campionato appunto di Serie D con la disputa della settima giornata di andata. Passiamo all'hockey, perché ospite dell'ottava puntata di Centropista è stato il dottor Angelo Pizzi.
Interessante l'ottava puntata di Centropista che ha avuto come ospiti il dottor Angelo Pizzi, che fa parte della commissione medica della Federazione Italia Sport Rotellistici, e l'attaccante del Bassano, ex centro giovani calciatori Viareggio, Sergio Festa. Il dottor Pizzi ha fatto il punto sui tamponi che dalla settimana scorsa sono stati dati dalla Federazione in dotazione alle società di serie A1 e serie A2. Il medico viareggino ha poi raccomandato di non abbassare la guardia e di rispettare tutte le regole date per il Covid-19, che purtroppo è sempre presente tra noi. È stato fatto un discreto sforzo da parte della FISR per venire incontro alle esigenze che erano chiaramente non solo segnalate da più parti nell'ambiente federale, ma certamente nella stragrande maggioranza delle situazioni che coinvolgono lo sport, anche se dobbiamo dire che lo sport di per sé non è veicolo di progressione dell'infezione, sono altre magari le accortezze da prendere, massima precauzione. Io credo, per semplificare rapidamente, che il concetto dei 3M, come li chiamo io, cioè mani, metro e mascherine, sia quello sicuramente che non ci deve mai vedere abbassare la guardia. Si chiude qua anche la pagina sportiva di TG Nove Ercilia, tra poco la terza parte del TG. Terza parte di TG Nove Ercilia, chiudiamo con una notizia di viabilità: chiusura notturna per rifacimento, lavori di pavimentazione sull'autostrada A12 nel tratto tra Pisa Nord e Viareggio. La chiusura scatterà questa sera alle 22 e durerà fino alle 6 di venerdì 11 dicembre. Con questo si chiude anche la terza parte di TG Nove Ercilia, io mi fermo qua, grazie per l'attenzione e arrivederci.